L'aula magna del liceo classico Pietro Giannone è affatto da teatro, ieri pomeriggio, della mostra intitolata La scuola, la scherma, la città. 150 anni di storia dello sport, ma anche del territorio, da mostrare soprattutto ai giovani studenti ed atleti casertani. Una tavola rotonda per ricordare lo sport che a Caserta è nato dall'iniziativa del celebre professor Iodice. Presente al convegno la direttrice del liceo, Marina Campanile, è entusiasta dell'incontro. 150 anni ha potuto formare istituzionalisti, campioni olimpici, personalità del mondo delle istituzioni, scienziati. Un liceo classico è il presidio della storia del territorio e per rilanciarlo e difenderlo è necessario riappropriarsi della memoria. A visitare l'archivio di notizie e fotografie che uniscono lo sport alla città capoluogo, anche un giovane talento napoletano di scherma, il campione europeo Under 23, Fabrizio Citro. Insomma, ho vinto questo titolo che spero, insomma, mi valga anche qualche esperienza in più in modo tale da poter continuare in questi risultati. Ed ha voluto rivivere la storia della sua disciplina anche il campione olimpico Sandro Cuomo, oro ai Giochi di Atlanta del 96. Sicuramente la Giannone è una società storica che opera sul territorio campano e protagonista anche con atleti di livello su tutto il territorio nazionale. Io da quando ero bambino mi ricordo il maestro Iodice che veniva al vecchio Maschio Angioino dove facevamo le gare e sono veramente personaggi che hanno segnato un'epoca e hanno creato quello che oggi poi c'è di buono sul territorio, quindi sull'onda del loro entusiasmo, noi come operatori adesso del settore e tu altrettanto in qualità di presidente della Giannone. Abbiamo il dovere morale di continuare di portare avanti il loro discorso, quindi questo credo che debba essere un esempio che peraltro è seguito sicuramente in tante altre città d'Italia, ma sicuramente noi rappresentiamo un esempio significativo.